Welcome to Italiano in 7 Minuti, the Italian course where everything is free. Podcast, videos, PDF, and even hugs. As always, if you are still a beginner, I remind you that you can find the total script of the video in the description. Il comico della regione Toscana, amatissimo in tutto il mondo, nasce il 27 ottobre 1952 ad Arezzo. Personalità aperta e dall'allegria contagiosa, Roberto Benigni sente molto presto l'esigenza di fare nuove esperienze, di viaggiare e di vedere il mondo. Soprattutto sente il desiderio di mettersi in mostra e far ridere le persone, cosa che gli dà una gioia inebriante. Il passaggio dalle esibizioni private a quelle pubbliche è breve. L'Italia è piena di compagnie teatrali più o meno note, frutto, spesso, della collaborazione fra appassionati. Benigni aderisce con entusiasmo a diverse produzioni, sempre più attratto dal lavoro dell'attore, anche se in lui prevale di gran lunga la vena comica. È proprio grazie alla partecipazione a diversi spettacoli e successivamente ad una serie televisiva che si crea la fama di comico. Uno dei suoi primi film è Berlinguer, ti voglio bene. Questa pellicola, oggi come oggi, è divenuta un vero e proprio cult, a causa soprattutto dei problemi che l'hanno segnata e che hanno elevato Benigni a personaggio scomodo e ribelle. Alcune scene forti del film spingono alcuni censori dell'epoca a stigmatizzare la pellicola, impedendone la diffusione nelle sale. Da questo momento Roberto Benigni diventa un personaggio di nicchia. La grande popolarità arriva nel 1978, poiché il comico inizia a comparire in TV nelle vesti di un bizzarro e del tutto particolare critico cinematografico. Fino a quel momento, Benigni non ha ancora avuto esperienze dietro la cinepresa, ma ha diretto piccoli spettacoli teatrali, spesso rappresentati anche nelle piazze o ai festival. Nel 1983 inizia a lavorare anche come regista delle sue produzioni. Non ci resta che piangere fu interpretato in coppia con Massimo Troisi. Durante le riprese di Tu mi turbi conosce l'attrice Nicoletta Braschi. Diventerà sua moglie il 26 dicembre 1991, momento dal quale l'attrice comparirà in tutti i film diretti da Benigni. Nel 1986 viene prodotto il lungometraggio chiamato Tutto Benigni, un'antologia dal vivo delle esibizioni condotte in varie piazze d'Italia da Roberto Benigni, che costituisce oggi un vero manuale per i giovani aspiranti comici. Nel 1988 Benigni riempie i cinema italiani con il film Il piccolo diavolo. 3 anni dopo esce sugli schermi Johnny Stecchino e firma un record di incassi per il cinema italiano. La gente fa la fila ai botteghini e ovunque si accontenta di vederlo anche in piedi pur di entrare in sala. Il suo successo internazionale arriva nel 1998 con il film
La vita è bella. La pellicola suscita un vero e proprio polverone a causa dell'argomento trattato, quello della deportazione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo sfondo non è quello drammatico. La sceneggiatura mischia eventi comici con eventi tragici. Tragicomici, appunto. Il film vince l'Oscar del 1999, vincendo la statuetta non solo della categoria miglior film straniero, ma anche come miglior attore protagonista. L'esplosione di gioia di Roberto Benigni all'annuncio del suo nome da parte di Sophia Loren è memorabile. Una scena che rimarrà sicuramente nella storia. Il comico toscano, infatti, balzò addirittura sui braccioli delle sedie della sala in cui erano convenuti tutti i divi di Hollywood. Il 10 gennaio 1999, Papa Giovanni Paolo II ha visto il film La vita è bella in una proiezione privata assieme a Roberto Benigni. Benigni ha dichiarato come, raccontando alla madre l'avvenimento, lei non gli abbia creduto. Dopo questo incredibile successo, decise di comparire nel film francese Asterix e Obelix contro Cesare, accanto ad un mostro sacro come Gérard Depardieu. Nel mese di agosto 2001 inizia la lavorazione di Pinocchio, film presente nelle sale nel 2002, scritto, diretto e prodotto dallo stesso Benigni e che ha il record di essere il film in assoluto più costoso della storia del cinema italiano. Il film ottiene un buon successo. Nasce una piccola polemica dove si accusa Roberto Benigni di non aver incluso sui manifesti il nome di Carlo Collodi. Il comico toscano risponderà: Collodi è un'assenza che più presenza non si può. È come dire che la Bibbia è tratta dall'omonimo romanzo di Dio. Tutti al mondo sanno che Pinocchio è di Collodi. Il suo film del 2005 si intitola La tigre e la neve, ancora una volta campione di incassi. Il film ripropone, con il metodo di La vita è bella, vicende di un altro tragico contesto, la guerra in Iraq. Un rapporto particolare lega da sempre l'attore toscano con la Divina Commedia di Dante. Spesso Benigni tiene letture sull'argomento in università e piazze italiane ed è molto apprezzato per le sue recitazioni, rigorosamente a memoria, di interi canti del poema. Dal 2006 porta in giro per l'Italia le sue letture dantesche, in un tour chiamato Tutto Dante, poi riadattato per la TV e infine approdato in alcune carceri italiane durante il 2007. Nel 2011 è invitato come ospite speciale al Festival di Sanremo 2011, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Nel suo lungo monologo spiega l'inno di Mameli. Il suo intervento, ricco di sentimento e di immancabile ironia, viene seguito in televisione da un numero enorme di persone, oltre 15 milioni. Come sempre, spero che il racconto ti sia stato utile. Non mollare e continua a studiare. L'italiano è una lingua facile. Puoi farcela.